Martedì 20 ottobre 2015, questo è Good Morning Milano, io sono Fabio Ranfi, buongiorno a tutti e ora vediamo i fatti principali della città. Apriamo con la politica, perché continua la girandola di nomi all'interno del centrodestra che è ancora alla ricerca del proprio candidato sindaco per Milano 2016. Uno dei possibili nomi è quello di Carlo Sangalli, numero uno di Confcommercio, che ha però dalla sua il difetto dell'età forse troppo avanzata, 78 anni. Un altro nome che sta circolando in questi giorni è quello dell'ex sindaco del capoluogo lombardo, Gabriele Albertini, che ha già governato Milano per due mandati dal 97 al 2006. L'ultimo nome venuto alla ribalta è quello di Urbano Cairo, proprietario della 7 e presidente della squadra granata del Torino, che nei giorni scorsi ha avuto dei colloqui a riguardo con Silvio Berlusconi, ma per ora resta ancora una suggestione. Il presidente di Asso Lombarda Confindustria Monza e Brianza, Gianfelice Rocca, ha comunicato ieri alcuni dei numeri della neonata associazione, la cui area ricoperta costituisce ben il 54% del valore aggiunto della Lombardia e il 12% dell'intero paese. Il presidente Rocca spiega che dopo la fusione di Asso Lombarda con Confindustria Monza e Brianza, la nuova associazione risulta molto più forte e incisiva in tema di rappresentanza ed è in grado di offrire maggiori servizi alle imprese. Il tutto senza tagliare i costi e ridurre il numero degli addetti. Parliamo ora di viabilità e trasporti, perché ieri pomeriggio la metropolitana gialla ha subito dei rallentamenti a causa del malore di un passeggero all'interno di un convoglio. Intorno alle 2:30 del pomeriggio il treno è rimasto bloccato dalle fermate di Porta Romana e Rogoredo, quando l'uomo di 54 anni è stato soccorso in codice giallo all'interno della fermata Lodi, in direzione Comasina. Lo ha comunicato ATM sul proprio account Twitter dopo che in mattinata si erano già verificati dei disagi sulla linea rossa della metropolitana. Il commissario unico di Expo Giuseppe Sala ha annunciato ieri di aver fissato un nuovo obiettivo per la manifestazione universale, quello dei 21 milioni di visitatori. Il traguardo, che si era fissato ancora prima di maggio, era quello dei 20 milioni di biglietti venduti, uno step che è già stato raggiunto nei giorni scorsi e che ora Sala pensa di poter ampiamente superare. Queste ultime due settimane, secondo le previsioni, saranno infatti caratterizzate da una grande folla di visitatori e il nuovo obiettivo dei 21 milioni di biglietti sembra decisamente alla portata. E con questa notizia è tutto, io vi ringrazio di averci seguito, l'appuntamento è a domani con una nuova puntata di Good Morning Milano. A presto!